non ci crederete, ma io ho ripreso a dipingere. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente una nuova lezione del corso di pittura d'olio. Finalmente! Lo so, sarete tutti contenti. Era da un po' che mi ero fermata, ma ragazzi, credetemi, dipingere con la mia situazione non è semplice. Non è semplice affatto perché io lavoro, ho un bimbo piccolo, quindi mettere su l'armamentario di pittura per fare una sessione di 3 ore, poi staccare, poi riprendere, non è più come una volta quando dipingevo tutto continuativamente, avevo le mie giornate per intero. E questo tra l'altro mi piace, il fatto di avere una vita molto impegnata, anche il canale mi occupa molto tempo ragazzi, quindi io non ho tantissimo tempo da dedicare alla pittura. E come voi sapete, chi dipinge lo fa continuamente, costantemente, senza interruzioni molto spesso, perché dipingere con le interruzioni diventa un po' meccanico. E in più questo quadro mi sta mettendo molto alla prova, sinceramente, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista proprio personale, morale, perché ogni volta che mi risiedo è di nuovo un fermento interiore, insomma, lo sapete. Però ogni promessa è un debito e poi sinceramente lo faccio di gran cuore questo quadro, e quindi oggi andiamo a completare quelle che sono le strutture fondamentali del quadro. Andiamo a riempire tutti gli spazi che fino adesso ho lasciato vuoti. Oramai voi sapete come procedere con i diversi toni di nero e con i diversi toni di grigi che non sono fatti da bianco e nero. Guai fare i grigi solo col bianco e nero, mi raccomando. Quelli vanno fatti solamente nelle ultime velature, nelle velature finali, mentre nelle sovrapposizioni pittoriche usate sempre il giallo Napoli, il terra di Siena bruciato, l'ocra gialla insieme al nero danno effetti davvero stupendi. Il terra ombra naturale. Oggi userò insieme a voi un altro solvente, quindi vedrete anche come mano a mano il quadro prenderà diverse opacizzazioni in corso d'opera. Questa è una domanda che mi chiedete spesso. Alla fine di ogni vostro quadro arriva la foto con i colori opacizzati in maniera differente. Non vi preoccupate, è normalissimo, è una questione che poi si risolve in un secondo momento con la verniciatura. I colori essiccano naturalmente in maniera differente. Ci sono quelli che tendono ad opacizzarsi, quelli che rimangono lucidi squillanti, altri che sono una via di mezzo, e creano questa mappatura sul vostro quadro che vi sembra antiestetica. Non lo è affatto. È ovvio che le terre assorbano di più l'olio e quindi risultino spesso più opache. Alla fine, dopo i famosi 6 mesi, facciamo polimerizzare bene il colore, dopodiché andiamo con la verniciatura, e questo darà un grado di omogenizzazione a tutti i toni. Si dice che la verniciatura poi faccia uscire fuori i veri toni del quadro, quelli che invece l'opacizzazione nasconde. Se vi siete persi il video su come si vernice un quadro, ve lo metto qui. Mi raccomando, aspettate sempre 6 mesi prima della verniciatura. Oggi vi faccio vedere la sovrapposizione dei toni anche su colori differenti dal nero. Faremo il blu della fascia e dei fiocchi. I fiocchi saranno alquanto impegnativi. Vi faccio vedere come io do prima una base e poi in un altro video vedrete come particolareggerò tutto. Ma intanto deve esserci la giusta base per poter poi particolareggiare e avere una dimensione di profondità all'interno dell'opera stessa. Vedrete durante il video che modificherò parti di quello che già avevo fatto, perché c'è un motivo fondamentale. Io questo quadro lo sto molto inventando, non ho una foto dove possa prendere la posa di mio padre, l'ho messo io in posa, le dimensioni quindi le sto dando io, ho solo la foto del viso, diverse foto del viso da cui prendere i tratti somatici, ma per il resto questo quadro è tutto inventato. Ho la divisa, quindi vedo com'è fatta, ma poi la devo mettere io su di un corpo. Per fare questo bisogna avere un pochettino più di tempo da parte vostra, perché dovrete conoscere l'anatomia e i movimenti bene, perché sennò vi verrà molto difficile. Se non doveste avere un modello di tal genere, io cosa ho fatto? Molto spesso faccio mettere Gabriele in posa, gli faccio una foto e poi appongo la divisa di mio padre sul modellato di Gabriele, diciamo così, no?
Vedrete che poi mettendo in asse il quadro mi accorgerò di errori di postura che vado correggendo, anche errori di proporzioni, per esempio la parte superiore rispetto alla parte inferiore, che vado correggendo allargando o stringendo lo sfondo stesso. Anche le braccia vedrete che darò delle nuove dimensioni, perché la pittura ad olio, voglio anche farvi vedere in questo video come nella pittura ad olio tutto sia in itinere e nulla sia definitivo. I ripensamenti possono esserci in qualsiasi momento. Intanto costruite il quadro, poi piano piano andate a limare le cose che non vi piacciono o che non risultano essere come voi desiderate. Basta cianciare, andiamo sul cavalletto e vediamo cosa ho combinato. Continuiamo il nostro lavoro adesso andando a riempire tutte le parti mancanti, quindi finiamo le braccia, le mostrine, poi la fascia azzurra. Bene, lo vedrete con me compiere questi passaggi, e quando varierò qualcosa nell'immissione del colore rispetto a quello che vi ho fatto vedere nei video precedenti, sicuramente ve lo mostrerò, ve lo segnalerò. Intanto io vado a riempire le parti con terra ombra naturale e nero e del giallo Napoli all'occorrenza, quando voglio delle luci più accese, le parti della divisa che non ho fatto. Sto usando un pennello a punta tonda numero 5, setola in setola sintetica. Ovviamente mi tengo più scura sotto e più chiara verso la parte in luce, modulando comunque il tutto con molta accortezza, e sto usando come medium per la prima volta il tintorsetto lavatore, che è un solvente che si può usare sia per dipingere che per pulire i pennelli, totalmente inodore e totalmente atossico. Sulle pieghe in luce metto direttamente il giallo Napoli e poi faccio insinuare il nero. Adesso vado a stendere e sfumare bene le tinte e farle permeare bene l'una nell'altra. In pratica uso nella mia pittura, io, non è che tutti la usino così, il pennello tondo per immettere una maggiore quantità di colore, mentre il pennello piatto, come vedete, lo uso per stenderlo in maniera più omogenea e, come piace dire a me, leccata. Io ho questo tipo di pittura, quindi a me si confà questo utilizzo del pennello piatto. E poi vedete, mentre dipingo, io definisco anche quelli che sono i campi effettivi. Ho deciso che il mio braccio avrà questa dimensione perché prospetticamente mi sembra più giusta. Quindi rimpicciolirò tutta la manica in questa maniera. Vi faccio vedere. Voilà. Faccio vedere. Adesso definisco con un nero scuro il margine. Ok, e oltre qui invece sarà scurissimo perché riprende la divisa, quindi qui ci sarà anche l'ombra, quindi sarà veramente molto scuro. E avrà anche un altro senso. Ok, mentre questo
sarà a fondo. E per farvi capire, lo schiarisco tutto un attimo, così che non vi confondiate. Tanto lui diventa tutto fondo. Mentre lascio asciugare leggermente questa parte, prima di decidere l'ultimo stadio di definizione, vado ad abbozzare anche la fascia azzurra, che ha una... che è abbastanza particolare, insomma. Quindi uso un blu primario, il pennello era sporco di nero, e aggiungo una punta di bianco. Quindi sto ingrigendo in pratica leggermente, e alla fine soltanto do un colpo di oltremare. Questa è una composizione di colori che a voi poco importa, però è per farvi capire come poi arrivo ai colori. Intanto do una mano di riempitivo e poi andrò con i chiari e con gli scuri. Quando fate i colori, cercate sempre di miscelare, rimanendo in tono ovviamente, il più alto numero di colori possibili. Guardate, adesso aggiungo anche un po' di rosso, perché questo darà vibrazione al colore, darà spessore, cangianza, e quindi farà risultare i vostri quadri più ricchi. Cercate sempre di non usare direttamente il tono. Per esempio, avete un blu uguale a quello di un indumento che dovete fare, scartatelo a priori ed utilizzate sempre più toni che raggiungano quel blu. Questo per far sì che il colore abbia maggiore carattere, l'unicità della vostra mano soprattutto, è una vibrazione cromatica interna che faccia risalire a tutte le tinte che avete usato per raggiungere quel colore. Questo darà al vostro quadro un aspetto molto più lavorato, molto meno elementare, e quindi farà, vedete come io vado ad aggiungere i toni per poi farli disperdere, perché adesso ho messo una nota di rosso che butta sul violetto, ma subito dopo aggiungo il bianco, aggiungo un po' di nero e ingrigisco il tutto. Però quel tono di rosso messo là dentro vibrerà all'occhio, si renderà palese al vostro cervello quando osserverete con molta attenzione il quadro, e quindi comporrà un qualcosa di molto più complesso che non il semplice passaggio di un pennello e di un colore. Ovviamente poi ci saranno dei punti che per ovvi motivi saranno più in ombra rispetto ad altri, e allora io andrò prima ad aggiungere una grossa mano di grigio e poi di nero, e poi andrò a sfumarla lasciando solamente un settore di ombra proprio vicino al bavero del colletto. Tutto questo invece poi andrà scomparendo e andrà, vedete, aggiungo un po' di bianco, andrò smorzandolo, e col pennello piatto quindi liscerò fino quasi a far perdere la percezione. Se, come in questo caso, vedete, ho sbavato, prendiamo la nostra pezzetta e subito corriamo ai ripari direttamente col dito. Quindi non abbiate paura di sporcare i margini già precostituiti, lavorate liberi, tanto a tutto c'è rimedio con i colori ad olio, perché vanno molto per sovrapposizioni, quindi non vi state a preoccupare più di tanto. E usate un'ampia gamma di colori. Ok, questo poi, che è il punto in cui, dentro cui passa la fascia. E adesso andiamo a definire tutte le sfumature sulla fascia.
adesso, cioè i fiocchi della fusciacca, della fascia, do un fondo nero alla frangia, un fondo molto molto scuro, in modo, però non parto direttamente dal fondo scuro. Come avete visto prima, ho dato una sequenza di colori differenziati, sempre sui toni dell'azzurro e del nero, per poi passare ad un blu notte molto scuro, simil nero, diciamo così, e poi, una volta fatto questo, ritorno su tutta la superficie facendo appunto i vari cordoncini che compongono la frangia stessa, in modo che si abbia anche lo stacco tra un cordoncino e un altro e rimanga il nero tra l'uno appunto e l'altro. Come vedete, ho pasticciato qui la base della nappa, ma questo non mi interessa perché poi ci ritornerò in seguito a renderla di nuovo netta. E adesso vado con un gioco anche qui di chiari e di scuri alternati. Adesso completiamo il vestiario che manca per poi andare a definire tutto quello che abbiamo fatto finora. Quindi, ecco. Seguiamo sempre le stesse regole, ovvero quella di dare una prima base più leggera e poi andare a lavorare con sovrapposizioni e miscellane di tono in modo da impreziosire la texture del dipinto e non lasciarla così fredda e scarna. Non usiamo i bianchi per creare i punti luce e i grigi, ma usiamo delle sfumature, del terra ombra, del blu, come vi ho insegnato in uno dei primi video. Andatevelo a rivedere se non lo ricordate, e quindi diamo le diverse sfumature e diversi gradi di intensità di nero.
Io qui mi aiuterò per le ombre con terra di Siena, con terra ombra naturale e giallo di Napoli. Mi rimane da fare solamente questo pezzo di tasca, dopodiché cosa farò? Riprenderò nuovamente tutto il quadro e anche tutto lo sfondo in modo da arricchirlo ulteriormente con sovrapposizioni ancora di colori, degli stessi toni, però più corposi, più ricchi, più saturi e quindi in modo da dare maggiore spessore maggiore vibrazione, come già vi ho detto prima, a tutto l'insieme. Cosa vi ho voluto fare vedere con questa lezione del corso di pittura? Che un quadro ha vari momenti nella propria esistenza. C'è un momento di stesura in cui noi poniamo le basi per quello che sarà il nostro quadro e che comunque può essere anche un momento definitivo del quadro, se noi vogliamo una pittura più moderna, più acerba. Se è quello lo scopo del nostro dipingere, con acerbo qui non dico immaturo, ma semplicemente una pittura che lasci appunto quel senso di freddo, ecco, a chi osserva l'opera, mentre se vogliamo qualcosa di più caldo, di più avvolgente, se vogliamo qualcosa di più atmosfera, con maggiore atmosfera, con maggiore sentire, dobbiamo invece continuare a lavorare il nostro quadro, sovrapponendo gli stessi toni formati da diverse sfumature di colore. E quindi ecco che io mi affanno ogni volta a sporcare i neri, come vedete, di ocra, quando voglio che escano un pochino, guardarmi bene dal dizionare di bianco, non che ci sia nulla di male, ma perché appunto donano un sentire più moderno all'opera e quindi se io voglio fare qualcosa che abbia un'atmosfera lievito, mentre se voglio fare un astratto, se voglio fare un quadro ultramoderno posso anche inserirli, ma è negli incarnati, se non viene fuori Barbie e niente, si continua a lavorare. Ora vi tengo un altro pochino con me e soprattutto vi faccio vedere poi la resa finale, ma come vedete questo è stato un passaggio che avrei potuto saltare dal punto di vista della lezione, ma che non ho ritenuto necessario saltare perché voglio farvi vedere come un quadro non possa ritenersi ultimato al primo strato o ai primi due strati, perché ci abbiamo lavorato più di un primo strato di sovrapposizione del colore, e come ho anche dato le basi in questa parte qua delle nappe per poi andare a lavorare con i particolari, perché nella prossima lezione proprio andremo perché nelle prossime lezioni vedremo innanzitutto le mani, la messa in posa delle mani, poi la messa in posa della sciabola, dei metalli, quindi i vari bottoni, anche le mostrine, via discorrendo, e la particolareggiatura di tutte le nostre parti che necessitano appunto di un'attenzione molto molto più particolare. E poi in un'ultima lezione vi farò vedere delle particolarità che devono avere alcuni tipi di ritratto. E allora, per adesso continuiamo a dare spessore alla nostra pittura sovrapponendo colore e poi noi ci rivediamo al prossimo video. Rimanete ancora con me a farmi compagnia e ci vediamo anche dopo. Visto?
Pare quasi che ci stiamo arrivando alla fine, sembra vedere la luce, ma ancora c'è molto molto lavoro, ancora ci mancano almeno 4 lezioni del corso di pittura per finire questo quadro, che vedremo adesso di seguito, perché io spero di concluderlo in tempi brevi, non lo voglio dire più veramente, quando lo concludo, ma intanto godiamoci questa lezione, ma presto ne arriverà un'altra, perché già ho girato. E allora, le prossime lezioni ci concentreremo su questa parte del corpo, le mani che vedrete costruire in maniera pittorica e non iperrealista, perché come vi ho detto io non ho il modello davanti e per me è stato davvero difficile sforzarmi di ricordare la forma delle mani di mio padre, che se ben conosco bene o ben presenti anche nel tatto su di me, però poi nel rimetterle in pittura sarà davvero molto molto complesso per me essere fedele, perché poi quello che capita quando si fa un ritratto, specialmente quando si fa un ritratto di una persona a cui si vuole molto bene e che non c'è più, non si vuole tradire quella persona, lo si vuole riportare il più possibile in maniera veritiera sulla tela. Ecco, anche questo per me è un momento molto importante che spero, che penso affrontiate anche voi quando fate i ritratti. Non tradire l'originale, e quando una persona non c'è più, questo tradimento potrebbe sembrare ancora più grave, perché è come riportare al prossimo una visione sfalsata di quella che era la realtà dei fatti. Quindi c'è anche un grande moto di responsabilità nel fare un quadro di questo genere, una responsabilità con me stesso, una responsabilità familiare, affettiva, no? Ma che incide moltissimo sull'esecuzione del quadro dal punto di vista psicologico. Vedete come le dinamiche si inseriscono l'una nell'altra e come le pennellate che si susseguono tendono a pacificare questo senso di tradimento, lasciatemi questo termine, per fare in modo che poi il quadro riesca nel migliore dei modi. Tutto questo parlare per dirvi cosa? Quando fate un quadro non abbiate fretta, quando fate un disegno non abbiate fretta, quando fate un elaborato artistico prendetevi il tempo che ci vuole, createlo a vostra misura e a misura e a rispetto di quello che state facendo. Disegnare è una parte importante del vostro, del vostro essere, dipingere è una parte fondamentale, vi mette in contatto con voi stessi e ogni pennellata che sovrapponete su quel quadro, su quella tela, è una carezza che date al vostro animo e alla persona che state dipingendo, ritraendo. Spero che questo video vi sia stato utile, non so, lo so, non ho messo nulla di particolare in questo video, ma mi serve come congiunzione per andare avanti, mi serve per farvi capire come un qualcosa non debba arrivare direttamente dal tubetto, i colori non vanno fatti, ah mi serve un blu oltremare, prendo il blu oltremare e lo metto, assolutamente no, i colori vanno plasmati, perché nella naturalità dell'essere, nella naturalità della vita, non c'è un color carne in tubetto, non c'è un azzurro in tubetto, ma questo azzurro è viziato dal riflesso che ho tutto intorno e quindi anche se ha un colore Pantone principe, in realtà poi alla fine è viziato da quello che mi circonda e di conseguenza i toni vanno personalizzati, vanno fatti virare, vanno fatti vibrare. Oggi vi ho insegnato un po' a fare vibrare i toni. Basta parlare, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un enorme bacio, vi aspetto sempre su Instagram, su Facebook, sul blog, i link li trovate tutti nel box informazioni e sempre sempre vi aspetto su Due Cuori Una Cappa, lo trovate qua il link di accesso, iscrivetevi, è il nostro secondo canale, mio, di Gabriele e di Enzino, saluta che è qui da due. Ciao! Non vedeva l'ora di salutarvi, non vedeva l'ora di salutarvi. È tutto qui che ride, dovreste vederlo, è una tenerezza, oramai vuole fare i video pure lui, lotta con la sua mamma che non lo vuole fare vedere. E allora, bene, a me non rimane che mandarvi un enorme bacio, scusarmi ulteriormente con voi per l'attesa protratta per questi video del corso di pittura, ma li stiamo riprendendo e io vi rimando al prossimo video che sarà interessantissimo. Da Ombretta e d'arte per te è tutto, arrivederci!